Sicuramente sai cos'è la carie. La carie è la malattia più conosciuta da tutti. Però c'è un altro grave problema che in realtà colpisce più della metà degli italiani. I segnali classici sono questi: gengive che sanguinano, alito cattivo, denti che dondolano o si spostano. Questa malattia si chiama parodontite. Il vero problema è che non dà mai dei segnali clamorosi. E quando lo diventano è perché siamo arrivati troppo tardi. Sai cosa succede con la parodontite? Ti fa perdere i denti, sani, non cariati. Funziona così, devi pensare al dente come se fosse un albero che è radicato all'interno di un terreno. La parodontite agisce come tante talpe che vanno a scavare intorno al terreno e a un certo punto lo destabilizzano e l'albero casca. Succede esattamente uguale al dente. Quindi il dente è sano, però in realtà viene meno tutto ciò che supporta il dente, in particolare la gengiva e l'osso che tiene strette strette le radici del dente. La parodontite è causata dal tartaro sotto gengiva, che però ha buon gioco nei pazienti che hanno una predisposizione, semplicemente una gengiva più debole. Ma le cattive notizie non finiscono qui. La parodontite, oltre a dar danni alla tua bocca, può dare danni a distanza. In particolar modo può aggravare il diabete, quindi può scompensare la glicemia, può dare danni vascolari e quindi aggravarli, danni ai vasi del sangue, come ad esempio l'arteriosclerosi, e nelle pazienti che sono in dolce attesa può determinare parto prematuro. Allora come puoi difenderti? La cosa più importante è andare a fare una visita di controllo dal tuo dentista di fiducia per fare un esame accurato che prende nome di status parodontale, ovvero un'attenta analisi e un sondaggio delle tue gengive. Spesso viene fatto anche uno status radiografico, cioè un insieme di piccole lastrine che permette al tuo dentista di valutare se c'è la possibilità di fare delle terapie che riescono a bloccare completamente la malattia.